Oh, giocizio City, eh. Oh, ragazzi, posso dirvi una cosa? Io mi sono veramente stufato di rincorrere le donne soltanto per avere una relazione occasionale. Io mi sono rotto il cazzo di fare sesso occasionale con le ragazze. Io non ho più bisogno di questa cosa. Io ho bisogno di trovare una ragazza che mi coccoli. Quindi oggi dobbiamo trovare l'amore della nostra vita. E c'è un grosso problema. Io amo tutte le donne, tutte, 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 tutte. Tranne un paio di ragazze che non possiamo dire, non le possiamo più dire. Iniziamo con Stella. Nella mia vita, Madonna, già ti amo, chat. Ma quanto è bella. Fisico. Ma chat, ma sapete che a me non mi sembra maggiorenne? Allora, io non riesco più a capire questa cosa. Non capisco se sto io diventando troppo grande e le ragazze neo-diciottenni o comunque di 20 anni mi sembrano minorenni. O è lei che è un bel fake? Next. Madonna, fra. Cioè, io vorrei fare con B la stessa cosa che c'è dietro nel cartellone pubblicitario, chat. Quant'è 5'7", chat? Quant'è 5'7"? Più di me, sicuramente. 170 e 18. Fra, ma perché tutte quante le ragazze che vediamo su Tinder sono tutte più alte di me? Vabbè, aspetta, oddio. Togliamo il vediamo su Tinder. Molto bella! La prima foto mi aveva veramente entusiasmato, le altre un po' più normali, like. Ma facciamo la pompa di fuori! Ah no, ragazzi, è la parte qua del costato. Account usato a scopo lucido. Cosa vuol dire? Ludico, non so neanche leggere. Boh, no. Allora, Jessica Freitas. Sto cercando di farmi i capelli come i tuoi. Mi piacciono molto i tuoi capelli. Oh, posso dire? Dio caro, che clamorosa, eh. Sì, è. Ho due dubbi. Dubbio numero uno, che abbiamo lo stesso arnese in mezzo alle gambe. Sicuramente il suo è più grosso. Dubbio numero due, che ci faccia pagare. Nonostante questi due dubbi, è comunque like. È troppo bella. Beatrice, Madonna, zio, posso dire una cosa? Quanto è bella Milano per abitare a Milano per leggere abita a Forlì, 1 chilometro di distanza. Mamma. Ma quello lì dietro che gli fissa il culo, c'ha solo io. Veramente radiosa. Cioè, io mi stupisco di quanto le donne siano belle, ragazze. Le donne sono la cosa più bella del mondo. Like anche a lei, ragazzi. Io non so che cazzo dire. Like a tutte stasera. I miei amici ti chiamano. Chat, questo cagnolino se lo beccate per strada, chat, non lo investite. Io odio i cani, sono un. Preferisco i gatti. Madonna, fra. La mattina ti svegli e c'è lei che ti guarda così, zio. Lei sa esattamente quali sono i gruppi Telegram in cui sono dentro e sono nelle chat archiviate. Ha degli occhi fantastici e uno sguardo meno fantastico, possiamo dirlo. Però, bellissima. Giulia, 19. Uff. Ok, allora. Voglio fare un discorso. Posso dire che sarà un discorso sessista e maschilista, lo dico già adesso. Lei è una bellissima ragazza. E anche troppo per me. Mettiamo caso che io e lei ci fidanzassimo. Io avrei costantemente. Ah! La zanzara! Io avrei costantemente ansia del fatto che possa trovare qualcuno più bello di me perché ci mette così e avrei DM pieni di ragazzi. Quindi io non voglio essere il ragazzo che dice no, non puoi mettere certe foto, eccetera. A me non frega un cazzo, puoi mettere tutte le foto che vuoi del mondo. Però, ragazzi, per come sono fatto, che ho ovviamente qualche insicurezza sul mio aspetto estetico, mi sentirei a costante paura che qualche ragazzo più bello me la possa portare via. Perché sicuramente, ragazzi, i ragazzi le rispondono e li commentano tutti quanti le foto. C'è anche da dire che anch'io c'ho i DM pieni di ragazze, o anche quando sono in live le ragazze mi mandano le foto delle zinne. Però è un altro discorso quello, ragazzi. Quello è completamente un altro discorso. Sono due pesi, due misure. Michela, 23 anni. Minchia, sembra stalkerina, chat. Vorrei essere io il suo stalkerino. Like. Jean. Allora, è un ragazzo trans, una ragazza trans, non so qual è il termine tecnico per dire. Non sono attratto io dalle persone trans. Aspetta, posso dirlo così, sì? O sono transfobico? Giulia, 22. No, raga. Secondo me è classica ragazza che o fa l'estetista, la parrucchiera, come robe che più interessano sono il suo cagnolino e il sushi, piena zeppa di tatuaggi, piercing alla lingua, un po' maranzina, con la tuta, vabbè, la tuta ce l'ha già qua, ha fatto litis o sta facendo ancora litis, 22 anni probabile, nasconde il fatto che ascolta Ultimo e le piace, perché i suoi amici maranza non l'accetterebbero per così com'è. Preciso, eh.
Anna, 24 anni. Scrivimi sull'altro social. Quanto è quotato che c'ho OnlyFans? Cioè, assolutamente no. Ah, voglio dire una cosa. Non esiste universo in cui io mi possa fidanzare con una ragazza di OnlyFans. Nel 2024, se fai OnlyFans, per me è cringe completamente. Ma soprattutto, se tu fai OnlyFans, ovviamente in un'ottica di trovare una fidanzata, tu per me hai zero rispetto da parte mia. Vabbè, ritornando indietro. Freccia! Fra, non l'avevo letto il nome di questa. No, non mi piace lei. Ma che... Cos'è sta... Cos'è sta roba? Whistle! Quello di Muschio Selvaggio? No, troppo esotica, troppo esotica. Vanessa, 22, abita a Milano. Bel fisico. Bel fisico. Bel profilo. Ci fai vedere anche la faccia? Sì, eccola qua, la fazzina, chat. Vamo. Martina... Partiamo dal presupposto che sono pugliese. Rebecca, 21. Belli capelli, sì. Secondo me lei con i capelli ricci così è veramente, veramente molto bella. Con i capelli così, secondo me, non dico che è mid, ma è una ragazza dimenticabile. Nel senso che non la riconosceresti tra diverse ragazze. Con i capelli ricci, invece, secondo me, è veramente, veramente molto bella. Like. F, 24. Madonna, fra, questa ci tira un pugno e ci stende. Ce lo facciamo tirare, chat. Scusate il sogghigno. Marika, 20 anni. Non mi piace. Kylie! Chat, questa, ma sai che gli mette un super like? Devil della Filippina, minchia, raga. 550 euro for real. A me le ragazze filippine piacciono un botto. Non so se è considerabile razzista sta cosa. Poi, raga, ho bisogno pure di quella che mi pulisce casa. Allora, ascoltatemi un attimo. Secondo me è razzista la frase che ho appena scritto. Però è una battuta. Per me. E ovviamente se ti metto un super like te lo devi aspettare che questa è una battuta. Lei era una donna bellissima per me. Però la donna della mia vita deve essere una donna in grado di capire l'umorismo. Se non lo capisce, chat, mi vedete al tribunale. Perché sta roba, ragazzi, era veramente... Alessia. Fra, lo scriviamo anche a lei. Super like. Chat, io voglio un'esotica. Un'esotica. Sembri bella e porca. No, sembri bella Porsche. Però un'altra filippina. No, questa raga mi ruba veramente soldi. 10.000 km, via. Anka. I like pancakes. Pancakes. Posso essere il tuo mini pack. Lady, 18. Sono qui per giocare a Smash or Pass. Te sei una pass per tutti, bimba. Giada, 22. Nel gruppo sono l'amica bassa. Anche io. Like, solo perché è bassa. Boh. Cioè, ragazzi, come possiamo competere noi con le donne? È allucinante quanto siano belle. Ma oddio, nella prima foto mi aveva veramente stupito, nell'altra un po' di meno. Però minchia, zio, c'è veramente uno sguardo che ti macima l'anima. Martina, bel fisico, Martina. Allora, sto per dire, donne in ascolto, mutate l'audio. Donne in ascolto, mutate l'audio. Sto per dire una cosa bruttissima per le donne. Quanto eccita vedere una cazzo di donna che si mette in piedi con i piedi attaccati e c'è lo spacco in mezzo. Delle cosce. Cioè almeno a me eccita veramente tantissimo. È clamoroso. Donne, smutate. Olivia. Bellissima sta foto. Perché guarda sempre su? Oh bimba. Dimmi un po'. Chat, lo dico. Non lo diciamo, l'avete capito. Minchia, fra, anche sul cane però, Oh, ragazzi, chiudiamo la nostra tinderata classica con gli ultimi like, come al solito. Sperando di non beccare qualche maschio. E sperando in questi giorni di ricevere qualche match. Ragazzi, su Tinder io sto facendo zero match, non capisco perché. Anzi, guardandomi bene in faccia in cam, riesco a immaginare perché. Comunque, penso di essere stato abbastanza rispettoso nei confronti delle donne di oggi. Ho fatto un milione di complimenti. Se c'è qualche donna che si è sentita offesa per quello che ho detto, vi chiedo scusa. E vi amo tantissimo. Ci vediamo al prossimo video. Bella, vi prego. Basta.